L'ufficio psicologico fu in fondo una trovata un po' pomposa e retorica dei neofiti perché non aveva niente di segreto, era tutto trasparente e alla luce del sole. Nacque dall'ufficio stampa dell'Unione Uomini di cui ero a capo io, a Via della Conciliazione. Il comitato civico si trasferì di fronte, sempre a Via della Conciliazione, con Gedde, in cui si rivelò la grande capacità organizzativa di Gedde, che in pochissimo tempo mise insieme una macchina elettorale straordinariamente efficiente, capillare, che aveva la possibilità di arrivare porta a porta. Il compito che era affidato a noi dell'ufficio psicologico era su due fronti: combattere l'astensionismo, che si temeva veramente fosse un impedimento a quello che era la nostra speranza, e battersi contro il comunismo. Non ci siamo mai battuti a favore di nessuno, nessuno. La nostra era una propaganda contro, non era una propaganda pro. Se poi ne raccolse i frutti la Democrazia Cristiana, questo è un fatto che in un certo senso faceva parte delle nostre intenzioni. È inutile negarlo, però non aveva dei legami così precisi. Comunque, il primo manifesto nacque proprio ancora quando io ero capo dell'ufficio stampa dell'Unione Uomini di Azione Cattolica, perché vidi una bellissima fotografia di due conigli con la pelliccia arruffata che stavano lì, che non si muovevano e che erano l'espressione proprio dell'inerzia, dell'immobilismo, e feci quella didascalia: essi non votano perché sono due conigli. Devo dire che la trovata ebbe veramente successo, attecchì subito e andò avanti e venne l'idea dei grandi cartelloni. Dico grandi cartelloni perché allora non avevamo altri mezzi, la radio, ma la televisione non esisteva e noi eravamo veramente, in questo devo dire, dei precursori. Eravamo i cultori del linguaggio delle immagini, cioè che le immagini molte volte parlano a tutti, sono comprensibili dappertutto e sono capaci di suscitare emozioni, slanci, entusiasmo oppure odio e repulsione. Questi conigli erano, tra l'altro, da un punto di vista dell'immagine abbastanza efficaci e io trovai la cosa geniale perché il manifesto di allora doveva colpire, doveva essere un manifesto che l'automobilista che va per strada vede subito con interesse, ma un'idea, qualche cosa che suggeriva una reazione positiva o negativa. Ebbe molto successo una fotografia, lo stemma, il logo elettorale della Fronte di Liberazione con Garibaldi che voltato diventava Stalin e questo ebbe un grande successo perché divertiva, cioè praticamente il compito psicologico, questo devo riconoscerlo, ma non nel senso dei servizi, psicologico nel senso veramente della psicologia a cui noi eravamo molto attenti. Bastava che uno guardasse la fotografia, la voltasse e ridesse, per noi già era un'attenzione, era comunque uno che probabilmente sarebbe andato al voto, cosa che noi volevamo spingere a tutti i costi. Credo che noi siamo stati, come ho detto poc'anzi, i precursori nella speranza e nella fiducia del linguaggio delle immagini, cioè le immagini che parlano, che parlino da sé. E io naturalmente avevo sempre presente l'intervista di Pirandello, che nel 29 aveva detto qualche cosa di straordinario, di cui ancora oggi si vedono gli sviluppi e i frutti. Il cinema muto era la vocazione di instaurare un linguaggio ecumenico valido in tutte le parti del pianeta e questa vocazione era stata interrotta e mortificata dal cosiddetto cinema parlante. A quel momento, tanto è vero, che il cinema italiano, che aveva avuto dei trionfi straordinari, c'era un Quo Vadis che per 6 mesi era rimasto in cartellone a New York con le file che si attorcigliavano attorno
ai grattacieli. Quando si mise a parlare, immediatamente il cinema divenne idiomatico, regionale e perse questa universalità. Questa visione mi ha sempre accompagnato e oggi più che mai io la considero veramente destinata ad avere degli sviluppi. Pirandello, con questa sua idea della nuova cinematografia, che lui chiamava cinemelografia, cioè immagini in movimento integrate dalla musica. Lui diceva che i due sensi nobili dell'uomo venivano colpiti, la vista e l'udito. Ecco, i nostri manifesti in un certo senso erano in questa complessa estetica che Pirandello aveva in un certo senso codificato, salvo poi alle contraddizioni di cui sono capaci i siciliani, perché il primo film parlante italiano si chiamava La canzone dell'amore, a cui Pirandello aveva prestato il soggetto di un suo racconto. Ma ironia ancora dell'ironia, il racconto di Pirandello era intitolato In silenzio, quindi straordinaria folgorazione delle contraddizioni. Come vedi, sono immagini, non sono ragionamenti, è solo sull'emozione. Ed è qui rappresentato dal fatto che le vipere che sono attorno a insidiare l'unità della famiglia venivano praticamente decapitate e mozzate da un gladio, che era il gladio cristiano. E ogni volta quando ci sono le ricorrenze, mi sorprendo a vedere i giornali che riportano ancora questi manifesti, attribuendoli alla Democrazia Cristiana, che non aveva assolutamente niente a che fare, perché la propaganda della Democrazia Cristiana e dei suoi manifesti dipendeva dalla SPES, a capo della quale era Giorgio Tupini, il giovane figlio del ministro potente Tupini. Naturalmente c'era la grande preoccupazione che l'avvento del comunismo avrebbe portato a sconvolgere il diritto sancito dalla morale naturale, il diritto della proprietà. E quindi erano praticamente in grande pericolo i risparmi degli italiani. E quindi praticamente noi facevamo quadrato intorno agli interessi della povera gente. Devo dire una cosa molto importante. Il Comitato Civico era l'unico movimento veramente popolare. Erano soltanto in due, il Partito Comunista in parte, perché già allora cominciava il suo processo di imborghesimento, ma la gente dei campi, delle officine, era tutta di origine cattolica. Avevamo le varie opere, la gioventù studentesca, la gioventù operaia, la gioventù dei campi. Tutti i movimenti popolari, nel modo più assoluto, riflettevano direttamente quelli che erano le aspirazioni, i bisogni e le speranze della gente, non attraverso i filtri dell'intelligenza borghese come usa oggi. Voglio dire però una cosa a proposito della tecnica dei manifesti. Il Fronte di Liberazione Nazionale, che praticamente riuniva tutte le forze di sinistra, i socialcomunisti e altri partiti, fece un grave errore, un gravissimo errore. Alle porte della consultazione elettorale tappezzarono tutti i muri d'Italia di un manifesto che diceva: il fronte vince, vota il fronte. Notai che Gedda era rimasto un po' impressionato e io dissi: no, Gedda, mi dispiace, questa significa che abbiamo vinto le elezioni, perché non c'è peggiore provocazione nello spirito di contraddizione degli italiani di sentirsi dire vota fronte perché il fronte vincerà. E così accadde.